Allora, ci rivediamo. Voglio fare un video su un argomento, non parlo di sport ora, che è all'attenzione delle cronache politiche, ma anche di costume, per carità, anche una roba che ha una certa valenza sociale, tutte queste cose qua, vale a dire il discorso sulle droghe leggere, se sono buone, se sono cattive, se fanno male, se non fanno male, soprattutto se legalizzarle o meno produca qualcosa. Allora, faccio una premessa. Io ho quasi 45 anni. E non ho mai toccato una canna in vita mia. Ok, per me è un vanto. Poi del resto non giudico chi ogni tanto non giudico più di tanto, l'importante è che non dia fastidio. Chi ogni tanto manifesta il proprio amore per la marijuana, per l'hashish e tutte queste cose qua. Non sono un medico. Quindi non sta a me dire se fanno bene o se fanno male. Tuttavia, manifesto la mia contrarietà a una legalizzazione. Innanzitutto voglio smontare una colossale bufala, cioè quella che una legalizzazione delle droghe cosiddette leggere andrebbe a privare le mafie di un business, una puttanata tra le più sesquipedali. E vi spiego perché. Innanzitutto, perché come diceva, non questo stronzo, come diceva un certo Paolo Borsellino, chi si illude di infliggere un colpo mortale alla mafia togliendo, legalizzando le droghe leggere non conosce di cosa sta parlando, per un semplice motivo, perché la mafia nasce più o meno nel 1600, la mafia, la camorra e tutte queste schifezze qua nascono più o meno intorno al 1600 e nel 1600 non c'era lo spaccio di marijuana, cioè chi pensa che togliere la gestione di queste droghe, la gestione, il commercio di queste droghe alle mafie e infligga un colpo mortale, dice una gran cazzata, in pratica. Seconda motivazione. Ma voi le leggete le cronache locali, le leggete, le ascoltate i TG locali o regionali? Le ascoltate le cronache. Aspettate, prendo il suo telefono. Ok, le ascoltate le cronache. C'è praticamente un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nella stragrande dei casi marijuana o hashish, praticamente tutti i giorni. E quel che colpisce è l'età di questi che si mettono a spacciare. Ma secondo voi, se la mafia traesse questo grande vantaggio dallo smerciare droghe leggere, dava lo spaccio in mano ai ragazzini? Seconda accusa. Terza ragione, secondo me è la più logica, la più facile da intuire. Allora, chi gestisce in proprio un negozio, un'attività commerciale, sa bene che oltre alla materia prima, come spese ha fitti, utenze e imposte, carburante per le auto, eccetera, eccetera. Allora, se io, una volta legalizzata la marijuana, per esempio, dovessi aprire un negozio che vende marijuana, oltre alla materia prima, oltre al costo della materia prima, io da sopra ci devo far rientrare spese come utenze,
affitto, affitti passivi, imposte, versamenti di contributi, eccetera eccetera eccetera. Praticamente 5 grammi di marijuana verrebbero a costarti il doppio, quando non il triplo. Secondo voi il ragazzino che ha voglia di sballarsi da chi va? Da chi va? Da al negozio o alla farmacia autorizzata, che magari ti vende la marijuana a 10 euro il grammo, o va dal suo coetaneo che la vende in nero a 5. Mi sembra ovvio che vado dove si risparmia, specialmente i ragazzini che non lavorano, soprattutto non sono obbligati a mostrare la loro età, perché sarebbe vietata comunque ai minorenni, eccetera eccetera. Quindi è un ragionamento piuttosto logico. Sarebbe un colossale fallimento, sarebbe. E al netto di quello, della cazzata che sta dicendo Salvini, perché Salvini sta facendo una battaglia sbagliata, perché a mio avviso questa è una battaglia che si spegne da sola. E quei tre famosi negozi non penso che stiano chiudendo per la circolare di Salvini, ma piuttosto, caro Salvini, questi sicuramente gli affari gli andavano male. Tempo fa aprì uno anche nella mia città, durò, come si dice da noi, durò da Natale a Santo Stefano, proprio perché se io voglio farmi la canna, innanzitutto non vengo da te negoziante, io 17enne o 16enne, perché il consumo parte dalle scuole medie, ragazzi, e questa è la cosa drammatica. Questo ci dice che sarebbe un mercato, una fetta di mercato decisamente poco redditizia. Quindi questo tanto per smontare la bufala del fatto di togliere business alla mafia. Poi, sempre riguardo questo, poi, allora, hashish e marijuana vengono importate da paesi che al 90% sono di religione islamica. Allora adesso vi dico, provatevi a farvi beccare in Pakistan con della droga, in Pakistan, in Algeria, in Tunisia, in Iran, in Arabia Saudita. Cioè, nel caso più leggero vi fate 20 anni di carcere. In Iran vi impiccano, in Arabia Saudita vi decapitano. Miei cari. Ergo, cosa voglio dire con questo? Che chi smercia, come dall'Afghanistan per esempio, dove è grande la disponibilità di oppiacei, chi smercia tutta questa porcheria, lo fa grazie al crimine internazionale, perché non può esistere in Afghanistan, in Pakistan, un commercio di Stato di queste droghe, perché ripeto, al 90% sono paesi musulmani. Ecco, ergo, toglieremmo la marijuana magari dai piccoli spacciatori, ma non è neanche così, ma continueremmo a comprarla dai grandi narcotrafficanti. E cosa avete concluso? Quindi quella della legalizzazione, che fa un torto alle mafie, è una grandissima cazzata. È una grandissima cazzata, ve l'ho spiegato perché. Perché è antieconomico. È antieconomico. E poi, ma tutti quelli che sono i domiciliari per detenzione e fini di spaccio di stupefacenti, magari anche qualche mafioso, trasformeremmo il reato di associazione mafiosa in semplice evasione fiscale. Cioè, rendetevi conto delle puttanate che andate dicendo. Poi sinceramente è vero, molti degli argomenti dei sostenitori della legalizzazione sono anche
del tipo come? La marijuana viene usata a scopi terapeutici, benissimo, anche l'arsenico viene usato a scopi terapeutici, anche le muffe vengono usate a scopi terapeutici, la penicillina è una muffa, gli antibiotici, molti antibiotici sono a base di muffe. Che facciamo? Legalizziamo la vendita di muffe? Consentiamo la vendita di muffe? Dai. Sugli effetti, ripeto, non sono un medico, non sta a me giudicare. Una cosa però posso dire: quanti ne vediamo al giorno di ragazzini strafatti e ubriachi anche, vomitare per strada, far casino alle 4 di notte in barba ai residenti? Il problema è anche sociale. Il problema è se ci fosse un limite. A volte si cita l'Olanda, a volte citiamo l'Olanda al riguardo, benissimo, in Olanda ci sono i coffee shop, giusto? Dove però massima dose consentita 5 grammi, uno. Secondo, provate a farvi beccare fuori dai coffee shop a smerciare marijuana, vi fanno un culo così, in Olanda, sì, avete capito bene, in Olanda. Ma questo, a prescindere dalla legalità o illegalità, la più grande puttanata è dire che si toglie business alla mafia. Inventatevene un'altra, perché questa non attacca. Poi facciano quel cazzo che vogliono, l'importante è che non danno fastidio al prossimo. Se proprio devono legalizzarla, mettano dei limiti, mettano delle sanzioni per chi fa casino e compagnia cantante. Ditemi la vostra e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao.